Dottoressa Lombardi, abbiamo citato nel corso di questo seminario alcuni dati sulle ricadute dell'investimento in tecnologia spaziale. Ci può dare qualche illuminazione? Allora sì, sicuramente il settore spazio è un settore che vede un mercato in via di definizione, in cui ci sono ovviamente sia il supporto a livello nazionale che a livello, diciamo, europeo, sia delle agenzie spaziali nazionali che delle agenzie spaziali europee che si stanno confrontando con un ambiente molto competitivo ed hanno avviato ovviamente dei programmi che prevedono il finanziamento e gli investimenti in piccole e medie imprese, start-up, centri di ricerca. Al tempo stesso, a diversi livelli, sempre nazionali e europei, si è visto che tutti questi percorsi devono essere anche agevolati, da, attività di finanza di rischio e per questo molti stati stanno iniziando a creare dei fondi di venture, per permettere, diciamo, a questi processi industriali di avere delle exit e quindi affinché, diciamo, questo mercato sia anche produttivo e permetta alle aziende, insomma, di esplodere anche su un po' quello che è il modello americano. Toscatena, quindi ci sono grandi opportunità anche per la finanza tradizionale nel settore spaziale. Sicuramente, la finanza tradizionale gioca un ruolo perché il secondo dei LAC, oltre a quello della finanza di venture, è quello del mercato delle exit. E queste exit hanno bisogno di, per essere realizzate, ovviamente di buone idee, ne abbiamo tante, di sostegno finanziario, dell'interesse degli investitori a cimentarsi, magari con un mondo apparentemente ostico da digerire, ma di grande interesse dal punto di vista delle metriche economico-finanziarie e dei rendimenti. Avvocato Ricozzi, a proposito di rendimenti e di metriche economico-finanziarie, a lei ha citato alcuni dati riguardanti le start-up. Anche nel settore spaziale ci stanno dei risultati incoraggianti a proposito di start-up. Assolutamente sì, come hanno già menzionato la dottoressa Lombardi e l'avvocato Scatena, ovviamente l'innovazione passa all'inizio tramite l'investimento del venture capital. È un'economia che ormai ha dei volumi molto interessanti. Sicuramente si può replicare anche in Italia con il nostro indotto industriale e realizzare uguali start-up di successo nel settore.